bloccato da Veristopper Cassese, che ha stoppato tutte le iniziative dei rossoblù marchigiani mettendo al sicuro un risultato parziale e poi la zampata di Sarrizzo. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, oggi ha vinto il gruppo, chi è sceso in campo per prime, chi è subentrato ha fatto la differenza, siamo uniti, continuiamo per la nostra strada senza pensare agli altri e pensiamo già alla prossima. Ovviamente tutti forti, una rosa importante, però lì dietro Brunetti e Cassese devono starci sempre, non me ne vogliono gli altri. Sì, vabbè, io e Ale ci conosciamo già dall'anno scorso, quindi già abbiamo giocato l'anno scorso insieme, ma tutti, chi gioca, penso che sappiano quello che dobbiamo fare con lo spirito giusto e dopo la sconfitta di Monterotondo penso che siamo ripartiti alla grande. Lo chiedo anche a te, l'ho chiesto al mister e ovviamente anche a Stefano Sarrizzo. Domenica si torna in casa all'Aquila, l'ultima non è stata una bella prova. Mentalmente sarà una settimana complicata oppure queste vittorie vi hanno aiutato a togliere qualche dubbio che gira nella testa? No, ma noi non avevamo nessun dubbio. Abbiamo sbagliato partita con Monterotondo, l'abbiamo forse sottovalutata un po', però forse ci ha fatto pure bene. È una sconfitta. Siamo fatti un bagno di umiltà tutti e siamo ripartiti. Abbiamo capito la difficoltà del campionato. E non sarà una settimana difficile perché comunque le vittorie anzi alzano il morale e aiutano e noi dobbiamo giocare, dobbiamo lavorare come stiamo lavorando con la consapevolezza che siamo una squadra forte, siamo una rosa forte, questo è un gruppo forte costruito per stare lì sopra, per giocarcela con tutti, quindi rispetto per tutti ma paura di nessuno. Ha perso ancora una volta il campo basso, si sta delineando forse la forza di tutto il girone, però a microfoni spenti mi hai detto questo è un campionato complicato, me l'hai detto nel tuo accento della terra d'origine, però me l'hai fatto capire bene. Sì, penso, io questo è il quarto anno che faccio questo girone, penso che mai come quest'anno sia livellato, si può perdere con chiunque, infatti i risultati lo dimostrano. Noi pensiamo a noi, non guardiamo in casa degli altri, quindi pensiamo a noi e guardiamo avanti per la nostra strada.